Ancora una volta la Costa Teramana si unisce per una battaglia di civiltà. Il 7 agosto, domenica 7 agosto, in contemporanea alle ore 10, nei 7 comuni della Costa Teramana, da Martinsicuro a Silvi, si terrà una remata simbolica contro la violenza sulle donne. L'evento è giunto alla sua quarta edizione ed è organizzato dalla Commissione Pari Opportunità della provincia di Teramo e dall'Associazione Uomini e Donne Eroi del Mare. Nei 7 punti di partenza saranno piazzati dei gazebo e sarà distribuito materiale informativo sul centro antiviolenza La Fenice, sulla casa rifugio Casa Maia. Questo perché? Perché lo scopo della nostra manifestazione è sempre lo stesso, quello di far sapere a tutte le donne che in provincia di Teramo ci sono delle strutture antiviolenza gratuite, efficienti e soprattutto anonime. Ero piccolina, c'avevo questa passione per le stelle, per lo spazio. E ero proprio qui, non a Giulianova, ma a Tortoreto Lido con la mia famiglia e guardavamo questo grande cielo con queste stelle luminose. Io ero così affascinata da piccolina. E questo mi ha portato poi alla fine nel mio percorso professionale a decidere di studiare ingegneria aerospaziale e poi ingegneria spaziale. E adesso sono finita a lavorare in Germania con i satelliti. Hai avuto subito discriminazioni durante questo percorso professionale? Mi ricordo che il primo giorno eravamo una classe di 200 persone e c'eravamo 20 donne. Però poi quando siamo arrivati al quinto anno eravamo una classe di 20 con 10 donne. Immagina perché, le donne hanno una resistenza, una forza fuori dal comune. Come viene trattata una donna nell'esercito? La cosa bella del nostro ambito è che il volo è una discriminante a sé stante, cioè cosa voglio dire è che nel volo non esiste né sesso né età. Io sono diventata istruttore che avevo 27 anni, quindi ero molto giovane, avevo un grado piuttosto basso, ero un tenente e mi trovavo a volare con uomini più grandi di me di un grado più alto, ma una volta che si è in volo c'è chi è capace e quindi può insegnare e chi invece deve apprendere, e il volo in questo è fantastico. Il mio scopo veramente, tutte queste cose che succedono, violenze sulle donne, insomma, mi ha un po' colpito, per questo insomma, sono per la causa, insomma, e cerco di organizzare queste cose nel migliore dei modi, in modo che le persone capiscano e che queste violenze diminuiscono nel futuro.